Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video. Come potete vedere, oggi siamo qui a fare l'unboxing della Collector Edition di Rage 2. Abbiamo fatto poco fa, qualche ora fa, la live sul titolo per la scadenza dell'embargo. Ci è arrivata anche la Collector e oggi siamo qua per mostrarvela. Collector, che il gioco che esce domani, è Collector che stava, penso, esclusiva GameStop, non lo so, comunque il prezzo era di 130 euro, non so neanche se è ancora disponibile, se si trova. Il gioco è in uscita domani. Allora, i contenuti di questa Collector, che dopo vi farò vedere, adesso vi elenco, sono la testa parlante di Ruckus lo Sterminatore, che una volta che ve la farò vedere si appenderà in casa, bellissimo, no. Soprattutto se ha un sensore di movimento che quando passi ti parla, fantastica, sì, così poi passa Morgana di notte e continua. Steelbook da collezione, poster 51x33 centimetri e poi c'ha dei contenuti digitali che sono l'espansione L'Avvento dei Fantasmi, la BFG di Doom come arma, codice cheat mago della zona devastata, che non so cosa siano, stendardo da battaglia e potenziatore di esperienza, quindi vi darà il doppio o il triplo dell'esperienza. Aperto questo, questa terra, andiamo ad aprirla. Allora, vediamo questo. La steelbook. Ma che bello. Questa bellissima. Questa non la voglio in casa, Faccia. Soprattutto appesa. Che andremo a vedere. Allora, queste sono. Allora, diciamo 130 euro. Magari questa sarà anche bella, funzionerà bene, però è un po' poverina di contenuti per 130 euro. L'avrei fatta a 100. Dentro abbiamo, vabbè, questo che spiega in varie lingue che devi infilare 3 batterie nel retro. Dopodiché abbiamo la steelbook, ragazzi, ovviamente come sempre poi vi faremo le panoramiche. Abbiamo questa bellissima steelbook che è veramente figa, molto punk. Il gioco non c'è perché è dentro la play che ci abbiamo fatto la live. Poi vabbè, dentro la steelbook c'erano anche un libretto, strano ma vero, c'era il libretto che spiega in varie lingue i comandi, un codice per la Deluxe Edition e la pubblicità di Youngblood Doom Eternal, Youngblood che dovrebbe uscire il 26 luglio se non ricordo male. Dopodiché c'è questo poster fronte retro, sì, con due immagini promozionali del titolo, quindi lei e quella classica della tizia che fa anche i due diti medi con i bossoli del fucile a pompa. E c'erano anche le batterie, le ho tirate fuori per un cazzo. E adesso andiamo ad aprire questa. Casino. Che impressione. Tu questa non la appendi. Madonna mia, dovresti toccarla. No, che schifo, già vederla così mi fa impressione. Adesso la vedrai accesa. No. Madonna, mi fa impressione toccarla. Poi la tocco con un solo titino giusto per rendermi conto. Che schifo. Questa va in cantina diretta. Perché non farli a scatto come il Game Boy, Cristo? Sempre ste cazzo di vite dovete metterci. Con Game Boy, quanto sei vecchio. Sì, tra l'altro il primo, il mattone, quello schermo verde. Non l'ho mai avuto. Non quello a colori, perché io il primo che ho usato perché ce l'aveva mio fratello era azzurro metallizzato, bellissimo, ed era l'SP. Può essere, si apriva tipo a conchiglia ed era quadrato piccolo. L'SP. Ecco. Quindi già le versioni quelle fighe. Ho capito. Io avevo la Limited Edition tribale. Anzi, no, avevo, ce l'ho ancora. Damiano ce l'aveva azzurro metallizzato, molto bello. Le trasmissioni riprenderanno a breve. La sirena. E le bestemmie ancora meno.
Tieni. Schiacciami quella schifosa faccia, così non la vedo. Porco. Turu, per fortuna è calamità. Toglia. Togli quella scatola da davanti che è fastidiosissima e brutta da vedere. Ma quale? Quella che mi ho un blocco nero a lato dello schermo. Quindi vola? Sì, magari volasse via. Porco il signore! Devi smetterla. Cioè, sei un maleducato. E un blasfemo. A parte che può essere un signore che passava per strada. Hai rotto il cazzo, vite! E tu insulti i signori che passano per strada? Certo. Togli quella scatola? Non posso adesso. Prima fammi mettere sta cazzo di vite che... Eccoci ragazzi, dopo varie bestemmie tirate perché dietro c'era da svitare cose, robe, siamo pronti a mostrarvi la faccia di Homunculus, qua come si chiamava? Cronocus, Croctus, Cactus, Rucus, Zanzazza, io non la vedrò io, la vedrete prima voi e Silvia. Accendo? Vai! Ciao! Ciao! Ha detto ciao! Non funziona più. Non sappiamo come funziona. Crash, 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 crash. Sì. Come cazzo? Non lo so, ma si muove. Mi piacerebbe. Hello. Ciao. Oh, ti saluto, è gentile. I remember you. You killed Ruckus. Just a talking Ruckus head on a wall. Nothing to see here. Ruckus had a little friend. Questa. Ruckus singing songs. Do-da. I can't crush no more, but I can sing. Che carino. Diceva che aveva degli amici piccolini, diceva che non può più schiacciare Crash nessuno, però può sempre cantare, l'ha detto cantando. Fantastica, questa verrà appesa là. È inquietantissima, no? Tu non l'hai vista in azione. Aspettate ragazzi che l'accendo tanto verso di me. Ciao. Ciao. Paura, vero? Boh, ti fa schifo al tavolo. Ciao, mi messo lì. Cazzo, però, devo dire, spegniti. Devo dire ragazzi che è vero che 130 euro secondo me non li vale, però penso che sia come è realizzata, sia il meccanismo dentro, vedi, facendolo muovere, è carino, è molto molto carino. Comunque ragazzi, detto questo, questa verrà appesa, verrà messa sul comodino di Silvia, proprio la notte così può parlarci. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto, ovviamente potete recuperare anche la live che abbiamo fatto poche ore fa col primo gameplay di Rage 2, la recensione arriverà a breve, questione di qualche giorno, fatta dal buon Rio. Detto questo io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata, serata, non so che ora lo guarderete, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!